Dopo la Ida di Verdi sarà il barbiere di Siviglia di Rossini protagonista venerdì e domenica prossimi al Teatro Maruccino di Chieti nel secondo appuntamento con la Lirica. L'opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini sul libretto di Cesare Sterbini sarà manomessa, nel dovuto rispetto dell'originale in alcuni punti, da Pierfrancesco Pingitore, regista dell'opera al suo debutto nella Lirica dopo i successi televisivi e teatrali. Ma i melomani possono stare tranquilli perché l'opera non sarà stravolta, solo resa più fruibile da tutti con piccole parti trasformate in dialoghi. Direttore Nicola Marasco con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, il coro del Teatro Maruccino e l'Associazione di Emezione Danza di Liliana Perna. Sì, è la prima volta che affronto un'opera lirica e la prima volta che un'opera lirica, diciamo, sopporta la mia presenza. Sì, ovviamente nel massimo rispetto dell'opera stessa. Qualche manomissione riguarda i recitati cantati, in parte da me sostituiti con dei dialoghi che la avvicinano più alla commedia musicale che non all'opera lirica, ma è comunque il Barbiere di Siviglia, opera lirica, con assoluto rispetto. I melomani in genere non sono mai tranquilli perché giustamente custodiscono il rispetto delle opere, però penso che potranno essere soddisfatti anche loro. Un caleidoscopio di travestimenti, serenate notturne, cui voci esilaranti e brani celeberrimi, singolare la storia del Barbiere di Siviglia composto da Rossini in una dozzina di giorni. Va in scena per la prima volta al Teatro Argentina di Roma nel 1816 e l'esito della serata quel 20 febbraio fu uno dei fiaschi più clamorosi della storia della musica, forse organizzato dagli ammiratori di Giovanni Paisiello, contrariati di vedere il giovane musicista alle prese con un soggetto già affrontato dall'anziano maestro. Tutto ciò ha amplificato successivamente l'inarrestabile popolarità di questo capolavoro. Il Barbiere di Siviglia andrà in scena al Teatro Maruccino di Chieti venerdì 14 novembre alle 20:30, domenica 16 alle 17:30.